Allora, le funzioni 2D dell'Earthworks chiaramente sono presenti in un Earthworks 2D, però pochi sanno che si possono sfruttare anche per piccoli lavori, utilizzando un Earthworks 2D nel momento in cui l'operatore non ha a disposizione le antenne, per esempio, ma ha a disposizione solo il monitor. Ecco, solo in quest'ultimo caso, avendo un Earthworks 3D ma non avendo le antenne, dovrò andare a selezionare in configurazione della macchina come sorgente di posizionamento il 2D e non doppio GNSS. Questa cosa la posso fare anche se ho delle antenne GPS, però dovrò andare a indicare al sistema che voglio lavorare in 2D. Il sistema fa un check per controllare che tutti i dispositivi siano connessi. In impostazioni di lavoro è indifferente quale progetto si vuole utilizzare, il modo è quello di profondità e pendenza. Gli si dà applica e si avvia il software. Per prima cosa, il sistema, solo ed esclusivamente se si utilizza anche un sensore di rotazione, mi chiede di ruotare il corpo macchina affinché sia parallelo alla direzione principale della mia pendenza. Quando sono parallelo alla mia pendenza principale, premerò questo tasto evidenziato di azzurro. Questo tasto c'è solo se si ha installato il sensore di rotazione. Senza questo sensore non comparirà neanche questa funzione. Ma comparirà subito questa funzione che riguarda l'azzeramento della quota rispetto al dente della benda. Rispetto a quale dente? Rispetto al lato sinistro, oppure premendo questo tasto, il lato destro, il centro della benda o il lato destro della benda. Nel momento in cui io mi posiziono con il dente della benda sul mio riferimento altimetrico, in questo caso col lato sinistro, premo il tasto 0. Ecco che il sistema acquisisce la quota di lavoro. Solo ed esclusivamente se il mio picchetto è posizionato a una quota diversa rispetto alla quota di scavo, per esempio il picchetto che mi indica il più 3 rispetto alla quota di scavo, allora dovrò mettere anche un offset verticale. Tengo premuto questo tasto, inserisco dove c'è il valore offset 3 metri, oppure 3,5 se il picchetto è 3 metri e mezzo più alto, e se il picchetto è più alto gli dovrò mettere meno 3 metri e mezzo, cioè il nostro piano è più basso di 3 metri e mezzo rispetto al punto che ho preso con la benna. Ecco che non avrò più il piano che passa per il dente della benna, ma avrò il piano più basso di 3 metri e mezzo. Nel momento in cui io vado a scavare, ecco che il sistema mi indicherà quando arrivo al mio piano profondo 3 metri e mezzo. Altra cosa molto importante che si può inserire è una pendenza longitudinale. Vedete che qua ho l'icona della mia benda di profilo, tenendo premuto io posso inserire una pendenza longitudinale, per esempio del 5%, o a scendere, oppure premendo più o meno a salire. Nel momento in cui gli do applica, non solo il sistema mi sta lavorando 3 metri e mezzo sotto il mio riferimento, ma con una pendenza del 5%. A questo punto io con l'escavatore posso iniziare a lavorare seguendo le indicazioni del sistema. Qua mi dice quanto devo riportare, per esempio, per arrivare alla quota di scavo corretta. Dopo che ho finito il mio scavo e dovrò muovere i cingoli, una volta mossi i cingoli dovrò ritornare col dente della benna su uno dei punti che ho già scavato. Una volta che riposiziono la benna in un punto dove ho già scavato, selezionerò nuovamente il tasto 0. In automatico l'offset mi è ritornato a 0 in modo tale da mantenere i 3 metri e mezzo e continuerò
a scavare alla profondità indicata inizialmente, con la pendenza indicata inizialmente, e così via. Ogni volta che muovo i cingoli andrò ad azzerare con questo tasto la mia quota, mettendo il dente della penna su un punto dove ho già scavato.